Gli effluvi sono disgustato,
Forse qui qualcuno ha scorreggiato, dico due minchiate col barista, un secondo dopo sono in pista e ballo, ballo, ballo e mi innamoro, perché m'hanno messo l'emme nel bicchiere, ma poi io non l'ho voluto bere, sono andato solo in ritirata e non ho continuato la serata, serata che finisce alla mattina, fra luci al neo e odore di cantina, io per tirare tardi e far mattino, mi affida una chitarra e un po' di vino. Immaginate che siete dentro il metro, ok? Io sono dentro il metro, c'è il tipo ubriaco, là, straiato, puzza, c'è un po' un fiumicello di pisce che sta uscendo, e parì! Bellissimo. Allora, io esco, voi immaginate che siete nel metro e io faccio il numero che facevo 14 anni fa addentro il metro. E we go. Allora. Hey! No. Io entrava, facevo hey! E il pubblico facevo oddio! Un altro! E dove è il suo bambino?
uscita di prigione. No, allora adesso la rifaccio e voi fate finta di essere parigini, cioè fate finta di essere antipatici, un po' depressi. So che non dovrebbe essere troppo difficile, siete piemontesi. Right. Here we go. Pronto, basti. Hey! Perfetto, mi sento a casa. All right. Signori, signori! Sì, oggi, stasera, buongiorno, un numero di giocoleria. Sì, giocoleria per tutta la gente qui. Giocoleria per la gente piccola. Giocoleria per la gente grande. Giocoleria per la gente piccolo e rotondo. Giocoleria per quelli grossi ciccioni. Giocoleria per la gente confuso. Guarda, un piccione morte. Giocoleria per la gente confuso. Sì, anche nel metro più bastardo di Parigi la gente applaudivano in questo momento. Quando frequentavo durante le vacanze estive un paese vicino a Torino, e in quel posto ho incontrato una persona, un signore anziano, che siccome aveva scoperto che mi piaceva la magia, mi insegnava giorno dopo giorno dei giochi di magia, me li faceva vedere e poi me li insegnava. Tranne un gioco, che non mi ha mai voluto spiegare fino all'ultimo giorno che ci siamo visti. Ed è quello che questa sera proveremo a fare qui con voi, perché questo è il momento più importante per me della magia. Per spiegarvi questo gioco ho bisogno di una persona. Ha voglia di venire sul palco con me? Sì. Sì. Guardate che ti aiuto a ricordare. Io ti chiedo, hai un'ora che ti ricorda qualche cosa? Se non ce l'hai la puoi inventare. Le 18:30. No, non lo volevo sapere. Allora, un'altra ora, Marina, un'altra ora piena. Un'ora piena, e se è un'ora del pomeriggio, tu conta sempre l'uno, le due, le tre, le quattro. Quindi se fossero le 18, come hai detto prima, saranno sempre le 6. D'accordo? Quindi pensa a un'ora che ti ricorda qualche cosa di importante. Magari qualche bell'incontro che hai fatto negli anni passati. Pensa a quell'ora, prendi questo mazzo di carte, e mentre io sto raccontando loro ancora delle cose, tu dovrai contare qui sul tavolo un numero di carte uguale all'ora che tu hai pensato, un'ora piena. Quindi le conto? Le conti, le prendi e le metti qui dentro. Okay. Quelle che avanzi le lasci qui. Va bene. D'accordo, Marina? Okay. Mi fido di te. Va bene. Ecco, quello che adesso stiamo facendo in un modo un po' particolare, allora veniva fatto in una piazza di un paese, dove c'erano quei tavoli di pietra, no? Dove la gente era sentata. Allora, le cose per terra. Ecco, lui aveva disposto le carte su questo quadrante immaginario, esattamente come ho fatto io in questo momento. Mentre stava facendo questa operazione, in un paese vicino, si è messo a suonare una campana. Ma non era un'ora, quindi non c'era bisogno che questa campana suonasse qualcosa, non doveva rintoccare qualcosa. Però si mise a suonare e lui rimase distratto da questo suono della campana e per un attimo si scollegò, rimase, prese il suo orologio, che da quando è iniziato c'è una carta appoggiata all'orologio, sul tuo quadrante c'è un 5 alle 5, l'unico 5, ed è le 5 di cuori. Vuoi guardare la carta che lui mi ha suggerito? La prendo? Sì, falla vedere anche a loro. Il 5 di cuori.
abbiamo avuto un figlio. È vivo, ben inteso. Non abita più qui. Una storia come tante altre, piuttosto strana. Ha abbandonato i suoi genitori. Ah, aveva un cuore d'oro, tanto tempo fa. Noi che lo amavamo tanto. Ha sbattuto la porta. Mio marito ed io abbiamo provato a trattenerlo con la forza. Aveva 7 anni, l'età della ragione. Io gridavo, figlio, figlio mio, figlio, figlio mio. Non ha neppure girato la testa. Diceva, voi uccidete gli uccelli! Perché uccidete gli uccelli? Noi non abbiamo affatto l'abitudine di uccidere gli uccelli. Non abbiamo mai fatto male a una mosca. E gli scendevano i lacrimoni e non se li lasciava asciugare. Era impossibile andargli vicino. Diceva, voi uccidete gli uccelli! E ci mostrava i suoi piccoli pugni chiusi. Mentite, mi avete ingannato! Le strade sono piene di uccellini morti, di piccoli che agonizzano! È il canto degli uccelli? No, sono i loro gemiti! Il cielo è rosso di sangue! Ma no, piccino mio, il cielo è azzurro! E lui continuava a gridare. Io vi adoravo, vi credevo buoni, le strade sono piene di uccellini morti, gli avete strappato gli occhi, papà, mamma, siete cattivi, io non voglio più restare con voi! Io mi sono gettata ai suoi piedi, suo padre piangeva, non abbiamo potuto trattenerlo. Ancora l'abbiamo udito gridare di lontano. Siete voi responsabili! Ma cosa vuol dire responsabile? Oh, my God.
Thank you.
Stanotte non dormirò. Non è poi così tardi. Devo parlare con me stessa. Ho molte cose da dirmi. Sarà una lunga conversazione. Sì, sarà una conversazione con mio marito, con la mia anima. È come se tu fossi qui. Ho molte cose da dirti. Tu non mi hai mai compresa. E anch'io sino a stasera. La verità è che siamo arrivati alla resa dei conti. Eccoci qui, l'uno di fronte all'altro. Non significa nulla per te. Siamo sposati da 8 anni. Ed è la prima volta che parliamo seriamente come marito e moglie. Riflettici! Sono passati 8 anni. E anche più tenendo conto del periodo in cui ci siamo conosciuti. E in tutto questo tempo noi non ci siamo mai scambiati una parola seria su un argomento serio. Sì, in tutto questo tempo noi non ci siamo mai scambiati una parola seria su un argomento serio. Ma avresti dovuto rendermi partecipe delle tue pene, che forse avrei potuto alleviare. E non parlo solo di sofferenze. Voglio dire che mai, in nessuna occasione, noi abbiamo cercato di discutere, di riflettere insieme sulla realtà delle cose. Non è affar mio! Eccoci al punto! Poi, se voi non mi avete mai capito, tu e papà avete molti torti. È colpa vostra se sono diventata un nulla. E non credere! Non sono mai stata felice. Mai. Io credevo di esserlo. Non lo sono mai stato. Per questo ti lascio. Devo essere sola per capire me stessa. So soltanto che per me non c'è altra soluzione. Guardami. Guardami come sono! Come potrei essere tua moglie? Forse, sì, forse non avendo più la tua bambola, avrai la forza di diventare un uomo. Se non ti rassegni, motivo in più per andarmi. Io qui mi sento a casa di me strano. Non posso rimanere a casa di me strano. Devo andare. Quando una donna decide di abbandonare la propria casa, come faccio io stanotte, le leggi mi sembra sciolgano il marito da ogni impegno. Sia ben chiaro comunque che per me te sei libero, come sono libera io. Assoluta libertà, da una parte e dall'altra. Adesso, se adesso è tutto finito, ti lascerò le chiavi. Penserò spesso che è la nostra casa. Forse dovrei rimanere. Forse sto sbagliando tutto. Dovrei rimanere. Ma come faccio? Ho alzato io le mie gambe, una dopo l'altra, dietro la loro spinta. Oppure mi hanno caricata loro, sollevandomi di peso. Io non lo so. È il cuore che mi sbatte forte contro le costole ad impedirmi di ragionare. È il dolore alla mano sinistra che sta diventando davvero insopportabile. Ma perché me la storcono tanto? Io non tento nessun movimento. Sono come congelata. Oltre a quello che mi tiene da dietro, ce ne sono altri 3. Ora, uno dei 3 mi si avvicina e si mette in ginocchio tra le mie gambe, divaricandomele. Un altro si accuccia alla mia destra, l'altro a sinistra. Sono vicinissimi. Vedo il rosso delle sigarette. Sta per succedere qualche cosa, lo sento. Respiro a fondo 1, 2 volte. Ora mi aprono la cerniera dei pantaloni. E tutti quanti si danno un gran da fare per spogliarmi. Una scarpa sola, una gamba sola. Quello che mi tiene da dietro si sta eccitando. Lo sento che si struscia contro la mia schiena. Ora quello che mi sta tra le gambe mi entra dentro. Mi viene da vomitare. Devo stare calma, calma. Muoviti, puttana, fammi godere. Io mi concentro sulle parole delle canzoni. Il cuore mi si sta spaccando. Non voglio uscire dalla confusione che ho. Non voglio capire. Non capisco nessuna parola. Non conosco nessuna lingua. Muoviti, puttana, fammi godere. Sono di pietra. È il turno del secondo. I suoi colpi sono ancora più decisi. Sento un gran male. Muoviti, puttana, fammi godere.
Una lametta mi passa più volte sulla faccia, non sento se mi taglia o no. Muoviti, puttana, fammi godere. Il sangue mi cola dalle guance alle orecchie, è il turno del terzo. È orribile sentirti godere dentro delle bestie schifose! Vedo le loro facce, i loro mezzi sorrisi. Penso e ci ripenso. E poi mi decido. Torno a casa. Torno a casa. Mi denuncerò domani. Studiata e mai probabilmente lo rifaccio. Ok, ho bisogno del vostro aiuto. Scusami, è un numero un po' concettuale. Un po' contemporaneo. Cioè, un po' con... Anyway. Right. Sofia! Sofia! Tutti, su! Bello! Che bello sapere che il pubblico è scemo come me! Right. No, va bene! All right. No, non è un problema! Tu come ti chiami? Matteo. Me ne frega un cazzo. Allora. Benvenuti, Matteo, tu vai a aiutarmi. Guarda, adesso facciamo un numero. Ma c'è a piede rotto, ma non si può. Allora, questo Sofia. Te lo puoi cagare. Sofia. Allora, Matteo, è molto semplice. Io conto a tre e tu. Così, eh. Aspetta, Matteo, poi scusa un attimo, mettiti qui così siamo nell'angolo per uscire. Allora, signore e signori, chiamami Superman. Vai. Allora, a tre. Ok? Uno, due, tre. Era un'espressione per dire accende il soffio folio. Non ti preoccupare, domani ti insegno il telefono. Okay. Now, a tre, senza fare il... Ce n'è uno in ogni paese, eh? E me lo becco sempre. Proviamo. Allora, se mi la fai qui, io rimango là e il skateboard va là. Bravo. È bello, eh? È intelligente. Here we go. Facciamo una cosa. 3, 2, 1. È inglese. Spettacolo educativo. 3, 2, 1. Oh no! Ridete! Il cielo la mia spada magica e dissi gli farò un'offerta che non può rifiutare.
La mia mamma vel che fila al merco, ma mi al merco vado da Berto, mi al marte giovo le carte, mi allunga, sgavo le file, son po' su sia, un po' drulà la mia mamma. E fessina da di snella, mia mamma vel che fila mi per spafile. La mia mamma vel che fila al giovia, al giovia, vado sulla lovia, mi al merco vado da Berto, mi al marte giovo le carte, mi allunga, sgavo le file, spazzo sia, un po' drulà. No, 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 me lo dis, me lo nego. La lia è una piccia, 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 stupendo. Na fum la parento cria ma se la chila le massasse. Ale massasse il saba. Ma mia saba più la paga mia venna che vola sana mia giovia tu sa lobia mia. Marco vado da Berto mia al mate gioco le carte mia lingua che vuole fare se pazzo sì e posso là la mia mamma. E per sì che da di te la mia mamma perché fila mi per bafile. Chiel, chiel, buon om, all'era andai fuori a testa, chi la l'era massasse, chi el con la fia capia più niente. E poi, alle morte, il dì la festa. Mami, la festa, piccola festa, mi alzava più la paga, mi alzava che vuole andare, mi alzava più. Noi non facciamo questo per i soldi, no! Noi facciamo questo per l'amore! Per i soldi! Dai, tirati fuori il portafoglio! Avete i soldi? Avete pagati? Bravi! Avete pagati? Non sufficiente la cavella! Fammi vedere! Ok, il cappello va al fondo, poi torna! Però aspetta! Siate i ritrici giullari dell'era industriale.
lasciatela girare. Se l'uomo si addormenta, lasciatelo dormire. Se la terra scompare, lasciatela scomparire. E se qualcuno muore, lasciatelo morire. Piace la mela arancia, la Francia, la Francia. Mi gongolo nel Rochefort, nei detti di La Rochefoucauld. Mi sento anche un po' provenzal, pa mal, mal, mal. È molto semplice, voi mettete le mani in aria. Tutti, mani in aria, tutti per favore, tutti, tutti, tutti. Vi spiego come succede. Io mi lancio, voi mi prendete. Yeah, yeah. No, 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 non è un scherzo, lo faccio. Io mi lancio, voi mi prendete, mi passate sopra le vostre teste. No. Io sopra le vostre teste volla. Fino a qui, no. E così facciamo una cosa insieme. Aspetta, c'ho un incentivo. Dammi per te. Dammi 5. Prendilo, baby. E qui per te. Solo dopo che ho fatto tutto il giro. Signore e signori, mettete le mani su. Ma no! Non è un scherzo. Ma ricordatevi, quello accanto a te è vostro amico. Non lo lasciate prendere tutto il paese da solo. Signori e signori, adesso si vola. Mani su, mani su, mani su. Oh, e non è un scherzo. Arrivo. Qua giù. Lo sentite? Qui il tempo passa davvero. Non lo potete fermare. È bellissimo. Non lo potete fermare. Uno giorno si nasceva vivo e si moriva lentamente. Ormai si nasce morto e soltanto qualcuno inizia a vivere. Troppo intellettuale? Non lo conoscete? No. Forse potrebbe incontrarlo qui stasera. Forse è lì nel buio con voi. Lo sentite? Il tempo. Non dimenticatelo. Aha!
Ha stupefatto, ha fatto gli anelli! Alex! Qui è partito con uno rotta, uno baffo!